Grazie Presidente. Con questa mozione andiamo a specificare meglio quella che è stata una possibilità nuova introdotta dal nuovo regolamento approvato circa 2 anni fa, dove all'articolo 9 abbiamo previsto che all'interno degli impianti sportivi comunali si possano svolgere anche attività di tipo ricreativo, attività extrasportive. E recentemente una delle ultime delibere approvate è stata proprio la delibera che ha stabilito le tariffe da applicarsi a queste attività, che non sono previste nei disciplinari di concessione originari, ma che appunto tramite richiesta di autorizzazione possono essere svolte perché l'obiettivo dell'amministrazione è che queste strutture di proprietà pubblica offrano servizi competitivi sotto tutti i punti di vista. Gli impianti sportivi sono di fatto degli spazi, delle piazze per la cittadinanza, dove fare sport ma dove stare bene, quindi guardiamo alla qualità della vita e appunto questi sono luoghi dove in molti casi all'interno degli impianti sportivi si trovano aree verdi dove i cittadini passano il proprio tempo, quindi senza pagare nulla si entra e si passa del tempo. Con questa mozione vogliamo però precisare che appunto le attività extrasportive previste all'interno degli impianti debbono avere una connessione con quelli che sono naturalmente gli scopi, le finalità del bene che è stato dato in concessione ai soggetti che lo gestiscono. E quindi appunto chiediamo l'impegno alla Sindaca e alla Giunta di valutare e verificare affinché lo scopo preminente degli impianti sportivi resti naturalmente quello della pratica sportiva. Grazie.